Ciao a tutti amici di Tecno Android. Oggi no, non ho uno smartphone fra le mani, poiché l'unboxing che andremo a eseguire è di un dispositivo particolarissimo che ci consente praticamente di tenere traccia degli spostamenti di cane o gatto che sia, anche quando noi non possiamo controllarli. Noi Tecnoandroid, come ho già anticipato ieri, amiamo la tecnologia ma amiamo tanto anche gli animali. Io in particolare, ad esempio, ne ho 3 di cani, intendo. E anche se ho cercato di chiudere al meglio qualsiasi uscita della villa, può capitare che venga in mente ai nostri amatissimi cani di farci un giro fuori. Bene, per evitare questo problema ho iniziato a guardarmi intorno e ai fiei di Bernino ho conosciuto l'azienda Tractive, che si occupa appunto di sistemi GPS per tracciare e controllare gli spostamenti degli animali tramite web browser, tramite applicazione per iOS e per Android, non esiste per Windows Phone. Mi è arrivata proprio ieri la confezione di Tractive, adesso eseguiamo l'unboxing insieme e poi, perché no, lo andiamo a montare su Amelia, la mia bretoncina, che sarà tester, protagonista d'eccellenza di questa video prova. Allora, la confezione di Tractive è molto colorata, sopra c'è un beagle e un micino e anche un render per avere l'idea di Tractive. Dietro ci sono un po' di caratteristiche in varie lingue, ma a noi piace scoprirle praticamente da soli sul campo. E invece qui c'è scritto che c'è la possibilità di controllare tramite web browser, poi tramite app Android e tramite app iOS. Come ho già detto, manca la possibilità di controllare con Windows Phone. Andiamo ad aprire la confezione, che non scorre proprio facilmente. Ok, davanti a noi Tractive. Questo è poi il dispositivo che andremo ad attaccare al collare del cane. Lo mettiamo da parte per un attimo. E tolta la confezione, abbiamo davanti a noi questo. Io vi ricordo che l'azienda è austriaca, di conseguenza ecco perché nella confezione, oltre a le clip che praticamente si adattano, ha 2 tipologie differenti di collare, più grande o più piccolo. Infatti le ho provate un attimo per vedere che differenza ci fosse. In uno c'è un lasco maggiore fra il GPS e, scusatemi, ne abbiamo persa una, ok, un maggiore lasco fra il GPS e la clip, nell'altro un lasco minore. Adesso andiamo a vedere come funziona. Dopodiché c'è carica batterie da parete con adattatore, per questo vi parlavo di azienda austriaca, azienda non italiana, quindi per le prese all'estero, differenti comunque dalle nostre, e poi c'è l'adattatore per la presa italiana. Scartiamoli un attimo. Ok. Allora, questo è per attaccarlo alle nostre normali prese di corrente. Andiamo a vedere questo. Nonostante io abbia le unghie, vi garantisco che non è semplicissimo. Ok, questo è il caricabatterie da parete, andiamo a montare. Perfetto. E qui invece c'è l'adattatore per l'estero, che onestamente non ci serve neanche scartare, almeno per questo contesto. Questo invece è il cavo per la ricarica del dispositivo, che ovviamente funziona a batterie. Ora vi anticipo un attimo come funziona. È un po' complicato a dire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ingresso USB che poi va montato ovviamente qui, cerchiamo di, ecco, e poi con questa pinzettina, premetto di non aver mai provato, ci provo insieme a voi, dovremo andare, ecco, in questo modo ad agganciare il dispositivo che poi si ricaricherà. Ok, vediamo un attimo il dispositivo, che ha dimensioni di 51 mm di altezza, 41 di larghezza e 15 mm di spessore per circa 35 grammi di peso. È consigliato, sebbene sia molto leggero, per animali dai 5 kg in su, va bene anche per gatti, però chiaramente se abbiamo un chihuahua e mettiamo una cosa del genere addosso, magari si sente un attimo appesantito. È possibile acquistare sul sito web anche dei collari particolari che dovrebbero praticamente essere i migliori, ecco, da utilizzare in accoppiata con questo GPS tracker, però guardandoli non mi sembrano granché diversi da quelli normali. Noi sceglieremo ovviamente la clip più piccolina, perché Amelia pesa 12 kg, ha un collare non troppo pesante,
o non troppo spesso, scusatemi, l'abbiamo agganciata. Sembra abbastanza solida, una delle prove varie che farò è anche il vedere, ecco vedete, non sembra che le clip cedano, è anche vedere come, perché i miei cani giocano in continuazione, come l'aggancio, quanto l'aggancio sia solido. Andremo anche a fare questa tipologia di test. Come funziona? In generale Tractive GPS funziona tramite un account che bisogna creare e un abbonamento mensile, poiché all'interno c'è una SIM già inserita, non si può né sostituire né tantomeno visionare, c'è una SIM inserita dall'azienda che ha dei contratti particolari con alcuni operatori, per questo non ci sono limiti di distanza. In qualsiasi momento potremo richiedere la posizione del nostro animale, questo però ha un costo, un abbonamento mensile. Io ho fatto l'abbonamento base per provare il prodotto e mi è costato 4,99 euro mensili, qualcosa del genere. C'è anche una versione premium da circa 7 euro, e poi ovviamente scegliendo soluzioni annuali o addirittura biennali si può risparmiare qualcosa, però prima di fare un passo verso quella tipologia di abbonamento è necessario rendersi conto di come funziona effettivamente il prodotto, che ovviamente è impermeabile, altrimenti già in partenza per una cagnolina come la mia che adora l'acqua e si getta in continuazione, ne abbiamo un piccolo laghetto, non servirebbe assolutamente a nulla. Bene, questo è Tractive GPS. Anche un'ultima cosa, questa lucina che vedete qui non è altro che una lucina che, oltre a segnalare accensione e spegnimento del dispositivo, consente anche, se attivata a distanza, di illuminarsi con un LED bianco piuttosto forte, almeno così c'è scritto nelle descrizioni sul sito web, un LED bianco abbastanza forte che dovrebbe consentirci a distanza di vedere il nostro animale, oltre anche ad emettere un suono, sempre attivabile a distanza. Batteria che si dovrebbe ricaricare con questo dispositivo in 2 ore, io ovviamente vi faccio le premesse, poi bisognerà vedere come si comporta effettivamente, dovrebbe ricaricarsi in 2 ore e durare circa 2-3 giorni. Io non credo che con un'attivazione costante, un live tracking costante duri così tanto. Non ho trovato onestamente l'amperaggio, adesso darò un'occhiata un po' più approfonditamente sul web, giusto per darvene un'idea, però adesso Tractive GPS è davanti a noi, quindi non ci resta che andare a vedere come reagisce Amelia. Ok, ecco Amelia che si è messa direttamente comoda, stai buona. Sì. Ok, le clip sono veramente molto molto dure. Ok, le abbiamo montato, ce l'abbiamo fatta, e il tuo collare di nuovo qui. Perfetto, vieni qua amore mio. Ecco qui, Amelia e il suo GPS Tractive montato. Adesso non ci resta che dare inizio alla nostra approfonditissima video recensione. Ciao a tutti amici del Tecnoandroid!